Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo su Binge Drive e oggi andremo a vedere la mia V8 2005 bis. Ora vi faccio vedere. Ecco qua, si dovrebbe trovare verso la fine. Ah no, verso l'inizio più o meno. Ah no, verso la fine, ho detto bene. Ok, vedete, vuoto, qua ci doveva stare un punto, però c'è un grattino, perché non si può mettere il punto. Quindi vuoto sta per il motore che è vuoto, 2005, si legge 2.5 che sta per la, però c'è scritto 2.5, però si legge 2005 che sarebbe la cilindrata. Quindi 2500 di cilindrata che si legge 2005. E poi bis con la bestia di auto. Vediamo com'è. Eccola qua, sì. Poi tra l'altro era rumorosissima, l'ho fatto più rumorosa che potevo. Senza il turbo era un poco più rumorosa, però ce l'ho messa per dare più potenza. Anche perché un motore più grande di così non lo potevo mettere, perché sennò impuliva solo la trasmissione, sulle cose là, e quindi non andava bene. Comunque questo motore è un motore vuoto, 2520 di cilindrata. Guardate, poi tutto in fibra di carbonio c'è qua, vedete? Questo è tutto fibra di carbonio. Tutto, pure gli specchi, pure le ruote se vedete bene, guardate. Tutto in fibra di carbonio. Questa parte di sotto no, però vabbè, non fa niente. Pure le ruote sono in fibra di carbonio, vedete? Guardate gli scarichi poi. Anche stiamo dicendo un motore vuoto, 2520 di cilindrata, limitatore a 8800 giri. Sviluppa una coppia di 781 Nm a 7000 giri e una potenza di 800 cavalli a 8500 giri. Ci ho messo 1 ora, 20 minuti e 15 secondi per creare quest'auto. Nella descrizione di questo video, quindi qui sotto, troverete il link del video di Automation. Quindi proviamo, vediamo come va quest'auto. Avete visto?
La potenza ce l'ho solo agli 8 giri, è vero, perché c'è un motore non tanto potente di cilindrata, però potente di turbo. Avete visto voi quanto è rumorosa? Quindi se la mandi a bassi giri non va bene, non tanto potente, quindi deve mantenere compresso tra 6500 e 8000 giri. Questa è la che devi mantenere compresso, questo numero di giri per la massima potenza. Quindi che dire, io la proverei già in strada, va bene. È molto bella da vedere anche, peccato che volevo veramente più di cilindrato, 2005 per una supercar non va bene. Ma poi tra l'altro notate c'è pure la scritta turbo che non si riesce a vedere qua. Questa cosa qua che non so cosa vedete. Poi tra l'altro come si vede bene la fibra di carbonio. Quindi ora mettiamo l'automation test track e vediamo come va il tempo, perché penso comunque che è buono come auto, quindi andiamo dai. Ok, ed eccoci qua. Con la mia fantastica auto. Vogliamo andare a provare, dai. Soprattutto in queste ruote larghe, che è veramente bella come auto. Vediamo le luci. Se funzionano bene, pure dietro. Sì. Pure gli abbaglianti, proprio gli abbaglianti. Sì, pure questi. Vediamo le frecce. Quella a sinistra, sì. Pure quella a destra, sì. Ok, allora va bene. Mi piace molto questa fibra di carbonio che c'è sull'auto, vedete com'è bella. Fibra di carbonio, poi queste ruote larghe, dai. Ora proveremo la mia V8 2005 Beast. 2005 di cilindrata, dai.
Ok, quindi questo era. Deve essere stato un po' difficile da controllare. Poi, cioè, veramente i boss giri non fa niente. Prima dei 6.000 giri non è niente, questo motore non fa niente, cioè veramente poca potenza. Dopo i 6.000 giri incomincia a dare veramente quella potenza che ci vuole proprio con quel turbo che si attiva, la vedete? Fino a quasi 40 PSI, sì. 40 PSI di turbo. Poi sì, penso che queste ruote larghe servano, anche perché è giusto che sia così. E le marce sono un po' troppo lunghe, forse avrei dovuto accorciare un poco di più le marce. Però no, basta che... Se era 7.000 di cilindrata ne va bene, però purtroppo così è automation. Ancora devono migliorare, fare queste cose qua. Soprattutto io che ho la versione craccata e non posso aggiornarlo. Vinci Drive la posso aggiornare tranquillamente, la versione craccata di Vinci Drive, però quella di automation no. Ne ho trovate solo una finora e quella riesco a mantenere. Non so se la voglio comprare l'automation, non lo so. Va bene, comunque spero che questo video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di mettere like, di seguire il canale. Grazie per essere stato qui, ma sicuro che ho trovato questo video e ci vediamo al prossimo video, ciao!